materna è polacca e durante la Seconda Guerra Mondiale è stata salvata da una donna meravigliosa, dall'animo coraggioso che forse voi nemmeno conoscete. Il suo nome è Irena Sendler e ha sempre messo a rischio la sua vita per gli altri, salvando più di 2500 bambini dal ghetto di Varsavia. Mia nonna Ludovica, assieme a sua sorella Alinka, era uno di questi. Amava tantissimo andare a scuola ed essere in compagnia dei suoi amici più cari, ma un giorno la sua vita cambiò radicalmente. Irena Sendler era un'infermiera polacca. I genitori le affidavano i propri figli, nella speranza di portarli via da quel luogo orribile. Lei scriveva il nome del bambino e della famiglia a cui li affidava su dei fogliettini, che poi inseriva in un barattolo. Questi barattoli venivano nascosti da persone affidabili in luoghi a lei sconosciuti, così che se l'avessero scoperta non poteva rivelare nessuna informazione. Irena ha sempre messo a rischio la sua vita per salvare dei bambini. Buongiorno Gino. Buonasera, mia moglie Adriana mi ha detto che è arrivata una lettera da parte vostra. Avevate bisogno di me? Sì. Si tratta di vita o di morte? Allora è una cosa importante. Ditemi pure. Vedo che ha capito, Gino. La situazione è molto complessa. Si tratta di aiutare a salvare gli ebrei. Qui ad Assisi, fino a Firenze, ci sono nascosti quasi 5.000 ebrei. Sono protetti dall'inviolabilità dei luoghi, ma ora che ci sono i tedeschi, neanche i conventi sono più tanto sicuri. Bisogna provvedere a farli espatriare, a farli andare via, al sicuro. Ma per fare questo ci servono dei documenti. E come pensate di fare? Stiamo mettendo in piedi una rete di persone che produce documenti falsi. La sede è al convento francescano di Assisi. Per fare questo però ci servono persone che conoscano bene i luoghi e che possano girare liberamente. Gino Bartali con la sua bicicletta non desterebbe sospetti e lei gira molto per i suoi allenamenti. È una cosa molto pericolosa. So che le sto chiedendo molto, ma ci pensi? Si tratta di salvare delle vite. Mi chiedo come potrei nascondere i documenti. Se li tenessi addosso e dovessero perquisirmi, mi troverebbero immediatamente. Beh, potrebbe sempre nasconderli nella bicicletta. Anziché raccontare il male, io racconterò il bene. Il bene fatto dai giusti. In a backward rush, like leaves stuck to the window pane,
I will never, never back away. Ragazzi, avete sentito? Cioè, quel ragazzo voleva venire in Europa attaccandosi a quel misero pezzo di carta. Assurdo. Già, infatti. Era un secchione pure lui. Guerra in Bosnia, ci sono state delle persone che si sono opposte a certe modalità, che non hanno voluto accettare alcune decisioni. Ci sono state delle persone che hanno rischiato la loro vita solo per mostrare il loro coraggio e per opporsi alle ingiustizie. Noi in Bosnia le chiamiamo i giusti. Sono delle persone che possiamo considerare nostri maestri, perché ci insegnano tanto su come esprimere il nostro coraggio civile. Forse mi sbaglio, ma mi sembra di aver capito che i giusti sono persone come noi, persone che hanno paura e che condividono la paura, ma non per questo sanno che mi guardare come spettatori. Sapete cosa ha reso possibili molte atrocità nella guerra? L'indifferenza, il guardare dall'altra parte, l'essere spettatori. Quindi l'indifferenza c'entra anche con la morte del ragazzino africano? Sì, è come se ci abituassimo all'ingiustizia e alle disgrazie. Semplicemente non ci facciamo più tanto caso. Far finta di non sapere è molto più comodo. From the start, monsters are howling, as soon as she falls asleep. Is now life, looks like tomorrow, but the sun breaks the night down. But on the other side of the kingdom, she becomes loud, it comes so loud. This storm is what we need to raise our voices. I will never. Ruanda, 1994. Siamo nel pieno della guerra civile tra Hutu e Tutsi. La guerra non si ferma. Sono morte molte persone innocenti. Il paese è pericoloso. Le forze internazionali si sentono con le mani legate. Persino i giornalisti scappano dal paese. Interi villaggi vengono bruciati. In Ruanda sembra non interessare il mondo. Paul, ho paura, sono terrorizzata. Stanno uccidendo tutti. Hanno già preso mio fratello e la sua famiglia. Per te è diverso, tu sei Hutu, non cercano te. Tatiana, credo di avere un'idea. Dimmi poi. Ho delle conoscenze che mi danno dei favori. Andrò dai soldati. Gli darò dei dollari, li corromperò. E tutti gli altri? Tutti gli altri chi? Tutte le persone che sono venute a chiederci aiuto e sono nel nostro hotel. Hai ragione, Tatiana. Andrò a parlare con i soldati. Sono Paul Rosa Sabachino. Sono venuto a cercarvi. Voglio soltanto parlare con voi. Sta dicendo la verità. È uno dei nostri. Abbassate le armi. Che cosa vuoi da noi? Voglio soltanto farvi una proposta. Ascoltatemi. Ok, affare fatto. Alla nostra parola. No, 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 no,
quanto si prende la ragazza. Se avessi saputo che tu avresti tenuto conto dei bocconi che ho mangiato, mi sarei alzata affamata da tavola. Avrei mangiato i tuoi avanzi. Come tutte le altre ragazze, sono in gabbia. Mi vedi come una pecora, ingrassata solo per essere divorata. Tu non mi vedrai proprio nessuno. Io sono stanca di te, di ascoltare sempre e non avere il diritto di aprire la bocca neanche per dire quello che penso. Basta, tu non ci riuscirai. Il 15 settembre era il 56esimo compleanno di Don Bruno. Un gruppo di killer della mafia lo uccise, sparandogli un colpo di pistola a bruciapelo. Ci dici che mentre cadeva, Don Bruno stesse sorridendo. Sorrideva ai suoi assassini, li aspettava con un sorriso. Come un padre che corre incontro a un figlio lontano dal tempo. Che faceva scappare dal letto di Varsavia e affidava con gli amici.
mio cuore, che rappresenta l'amore verso i bambini che Irene ha salvato. Quasi come fosse spezzato in due. Da una parte la chioma folta dai colori tenui, dall'altra i rami sono spogli, secchi, simbolo di morte. Verso la metà del tronco c'è uno spacco con un occhio che piange infinite lacrime. D'aiuto che però non viene ascoltata da nessuno. E certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca. Questa frase simboleggia la personalità di Gino Bartali. La bicicletta, accostata all'albero dei giusti, rappresenta la passione di Gino per il ciclismo, ma cosa molto più importante, il mezzo utilizzato per salvare il maggior numero possibile di ebrei perseguitati. Poiché più volte cercarono di venderla e di farla sposare contro la sua volontà. L'albero rappresenta simbolicamente Sonita, con ali grandi, bianche e azzurre, che si spiegano verso la libertà, che è la difesa da un destino in gabbia. Thank you.
Dream.
toxic delusion.